Mi scottano in tasca, mi bruciano. Oggi sono qua nelle vie di Monza per portarvi un grande personaggio super richiesto dopo il video di Nevio. Chi sarà mai? Scopriamolo insieme, andiamo. Vediamo se risponde. Chi è? Filippo, sono Steven, sono le 3 di pomeriggio, dobbiamo andare. Sì, calma fratello, cioè io ho gatto a quest'ora. Ah, va bene. Io sono andato in gaina, cioè non è calma, arrivo subito. Ti aspetto, beh. Dai. Cos'è sta gaina? H24 in gaina, dice. Eccolo qua. Buongiorno, tutto bene? Insomma, siamo belli, belli un po' sgaine. Oh, prima tappa della giornata. Una cosa assoluta di andare a giocare i cavalli. Dopo cosa? Andiamo a farmi i capelli. Panico. Oggi ti porto via ancora soldi. 500 subito, 2, 3, 4 e 5, vai. 500, vai. Ti fidi di me quindi, che andiamo alla cassa. Gasto. Andiamo alla cassa o andiamo stirati. Perfetto, ci vediamo dopo che ti porto via i soldi. Ti ha giocato, guarda. Eccoli. Il cavallo si chiama Lyricus, le ore 16:20 se non sbaglio, la faremo vedere e la guardiamo in diretta. Come la vedi Filippo? Facile. Chi è Filippo Ciampa? Sono considerato il dio della gaina. Io perché? Perché sono tanti re, ma di dio ce n'è solo uno. Della gaina cosa vuol dire? È quello stato di euforia, si diventa brilli e diciamo che la definizione è gaina. Quanti anni ci hai messo per diventare dio? Insomma, parecchio. Io non ho mai lavorato però, premetto. La gente oggi mi chiede che lavoro fa veramente. Io non ho mai lavorato. Padre c'ha un'agenzia di consulenza automobilistica, quindi pratiche auto, immatricolazioni, trapassi. Gli ho dato una mano in passato quando magari stava male, andavo io a Milano, ci mancherebbe altro, però diciamo che devo fare un resoconto finale. Hai lavorato poco? Ho lavorato un mese e una vita. Il mio più grande sogno è avere un mio locale un domani. Una tua attività? Una mia attività, un locale chiaramente serale dove sono portato perché è un lavoro che mi piace fare. Questo è l'unico mio sogno nel cassetto. Questo avrebbe secondo me grande potenziale, grande successo, te lo auguro per fare quel level up. Incrociamo le dita, speriamo bene. E soprattutto rendere orgoglioso tuo padre, che già lo è, però insomma. Certo, però un certo. Io purtroppo gli ho ballato una cifra di fresca. Adesso mio padre non si fida più perché giustamente dice: se ti dai i soldi poi li vai a spendere a bere e a giocare. Giustamente è arrivato il momento di invece dimostrare che è il contrario. Se comincio anch'io a fare qualche soldino, chiaramente con il mio locale sarebbe il top. Io come tutti i giorni appena mi sveglio mi devo fare bello, capelli puliti, barba sistemare e poi vado in gaina la sera, capito? Due donne avrai tutto perché, ma nella Si dice fortunato al gioco, sfortunato in amore. Io sono sfortunato in tutte e due. Purtroppo mi manca una compagna. È una sfida a trovare una donna che rubi il cuore a Filippo Ciampa. L'avevo trovata tempo fa, però mi ha lasciato e finita male. Magliettina. Ma è top. Poi Filippo, dicevi che da giovane spingevi anche sul lato sportivo lì. Fino a 30-32 anni ho fatto tanto sport, a calcio ero molto bravo quando ero bambino, infatti giocavo nel Milan, nel Como. So che hai tante passioni, ovviamente il gioco, il bere, eccetera. Ma una che fin da piccolo ti porti dietro, che ti piace? Io sono grande amante del cinema. Quando ero giovane ho fatto una scuola a 3 anni in Svizzera come regista cinematografico. Solo purtroppo il mio vizio è sempre quello. Freschissimo, Guarda, guarda, bello pulito, pettinato. Cosa andiamo a fare? Occhialato. Adesso vorrei fare un presente per mia mamma, che io amo i miei genitori alla follia. E quindi ogni tanto a mia mamma mi piace portargli dei fiori. Questo perché... ragazzi è un bellissimo messaggio, stando felice. E lo dico sempre: ricordate che la mamma ce n'è solo una. Non bisogna vergognarsi. Anzi, io oggi, quando ero piccolino, posso dirlo, avevo vergogna che mi portavano a scuola. Io andrei a scuola con i miei genitori. Ricordate le mie parole: i miei genitori li amo alla follia. Non aspettate che sia troppo tardi. Esatto. Ti voglio bene, un abbraccio. Un mazzo perché... di fiori. Potrebbe quando... essere sempre l'ultimo momento, ricordate. Per le rose basta, no, madame, basta per le rose. Mi scottano in tasca, mi bruciano. Devo spenderli che mi scottano. Quindi, madame, facciamo veloci che devo spenderli. Quant'è? Quant'è? Ma 1000, 1500. Non c'è problema, una viola, pago una viola. Una viola per delle rose, tanta roba questa. Questa è bella, una viola per delle rose. Ciao, grazie. Mazzettino, direi che ci siamo, eh. Rose rosse ovviamente perché è l'amore. Certo, l'amore. Io per mia madre e mia mamma l'amo più di qualsiasi altra donna in vita. Andiamo a consegnarglielo dopo. 3 minuti, i cavalli si stanno schierando. Cavalli al tondino, adesso stanno andando le gabbie. Lyricus. 1000 metri, pista dritta, quindi 1 chilometro, secca, senza curva, boom. Perché è una gara di velocisti, quindi bam, subito. Noi gli diamo un minuto di pura adrenalina adesso. Vabbè, per me è l'adrenalina più bella che esiste al mondo, la libidine che mi piace a me, quella da giocatore. Incredibile, ragazzi, io queste cose non le capisco, ma perché non ho mai giocato. Pensate che questa qua è la mia prima volta. Io devo vivere la giornata esattamente come il mio ospite del video. Sono entrato la prima volta in sala corse che avevo 16 anni, dove io ho conosciuto il grande Nevio lo stirato, che dopo tratta andiamo a prendere. Certo. Siamo al 3 di steccato, questo qua, eh. Oh. Dovrebbe essere questo qua. Siamo partiti un po' dietro. No, tieni duro. Lui. Dai. Tieni duro. Cassa! Ce l'ha
la testa qua per giocare. Io studio, vado a scuola per giocare. Fai vedere, vai qua come vinciamo, vai. Ma che ti sta chiamando? Mi sta chiamando subito tutti, vai, vai. Cassa, fratello! Abbiamo vinto, com'è che funziona? La settimana prossima andiamo a ritirare la fresca? No, che settimana prossima? Subito, sì. Ah, subito, immediato. Andiamo subito, immediata la cosa. Andiamo. Cassa adesso! Ti svuoto la cassa! Come, scusa? Mamma mia. Abbiamo preso la multa, filo. Abbiamo pensato che la multa. 29 euro, ce la facciamo. Abbiamo vinti 3.000, che problema c'è? Andiamo avanti. Però oggi ce la facciamo, dai. Siamo tornati da una vecchia guardia. È il mio più grande amico per eccellenza. L'ho stirato Nevio. Alla regola. Ho passato mezza giornata con Filippo. Non ho fatto un cazzo. Cazzo. E ho guadagnato 900 euro. E come cazzo? Quanto mi hai fatto fare 12 ore da correre e non ho guadagnato un cazzo. Poi quando è che vi siete rivisti voi? Allora, io Nevio lo conosco da quando ho 16 anni. Poi ci siamo persi di vista per 10 anni. Un giorno vado in un concessionario a comprarmi una macchina. Sto uscendo. Filippo, vedo lui furgone arancione. Faccio, ma Nevio, ma l'impresa di parquet? Cosa mi hai risposto te? Stirato. Alla canna. E tu l'avevi visto 10 anni prima con macchinoni. Macchinoni, sono feste. Cioè, l'ho rivisto lì un giorno da concessionari. Ma Nevio, ma l'impresa di parquet spaccati? Stirato. Alla regola. Paveri. Oh, ti regalo questo mazzo di rose, mammina. Spero che ti piacciono. Il mio grande amico Steve. Anche se ormai ha quasi 50 anni, bisogna sempre tenerlo in riga con la ragazza qua. Non bere. Fai bravo. Mi raccomando, fai il bravo. E stai attento. E stai attento quando guidi. Oh. E non andare a giocare. Sopra. Forse. Non giocare. E posso rispondere forse? No. Che c'è Nevio? Parole sante dette dalla mamma e tanta roba. Io se posso dare un consiglio, se non giocate siete i primi vincitori. Bravo. Nevio è la prova vivente, come da tutto si può finire a niente. È facilissimo fare questa fine col gioco. Io adesso scusami, devo andare a festeggiare. Lo so, almeno, lo so, meglio devo, i soldi in tasca mi scottano, devo ballarmi la fresca. È stato un grande piacere, spero di rivederti. Ciao, Paveri. Ciao a tutti, grande. Ciao, ragazzi. Ciao.